essere qui con noi per condividere questo pomeriggio di formazione. Perché questi incontri? Questi sono tre gli incontri, saranno, altri due seguiranno ovviamente. E perché? Perché abbiamo sentito l'esigenza, io e altri amici, di dare sostanza al pensiero cristiano, cattolico, di dare solidità e innanzitutto di conoscere, di sapere. Oggi purtroppo troppi cristiani nascondono la testa sotto la terra, sotto il tappeto. Io che ogni tanto chiedo, nessuno sa nulla di nulla. C'è un'ignoranza sconcertante che è indotta ovviamente, voluta per tanti motivi, non sto qui a dirlo. Però ecco, questi incontri hanno l'obiettivo di darci solidità su un pensiero che è la nostra tradizione, che è il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro. Abbiamo chiamato delle persone autorevoli, il primo è il professor Fontana, che adesso invita per cortesia presenti. Allora, il professor Fontana ha un curriculum lunghissimo, quindi abbiamo deciso di dire che è il direttore dell'Osservatorio Mantuan di Trieste e per il resto potrete andare a vedere, no, tutti i titoli, eccetera. Quindi iniziamo subito, visto che appunto il tempo è abbastanza tirando per la nebbia, e quindi lascio la parola al professore. Grazie. Beh, devo anch'io ringraziare Don Paolo per aver ospitato questa iniziativa e ringrazio anche Anarita Romagnoli e suo marito Giorgio per averla organizzata. Ringrazio voi per essere presenti alla domenica pomeriggio. Di solito alla domenica pomeriggio si fanno altre cose, però devo anche dire che l'utilizzo della domenica pomeriggio noi l'abbiamo utilizzata appunto in altri luoghi e sembra funzionare, sembra un momento opportuno. Perché? Perché di solito ormai di sera dopo cena è difficilissimo uscire e poi le riunioni di sera dopo cena non hanno un congruo tempo a disposizione, bisogna finire di fretta, insomma, si è tutti stanchi, è tardi. La domenica pomeriggio offre uno spazio di maggiore respiro e quindi vediamo che c'è una interessante risposta positiva a questo tipo di organizzazione. Dunque, cari amici, avete visto il titolo dell'incontro, ci vogliono estinti, il nuovo ecologismo ideologico. Devo dire in premessa che il nostro osservatorio fa tante cose che non vi dico, che non vi elenco. Potete andare nel sito e vedete le varie cose che facciamo. In particolare però ne fa una che mi preme ricordare oggi. Ogni anno noi pubblichiamo un rapporto sulla dottrina sociale della Chiesa nel mondo. Il nostro osservatorio è dedicato espressamente alla dottrina sociale della Chiesa, cioè all'approfondimento, alla diffusione, alla formazione, alla dottrina sociale della Chiesa. Ce ne occupiamo continuamente e sistematicamente da quando? Da 20 anni. Nel 2024 l'osservatorio compie appunto 20 anni perché è stato fondato presso il notaio, come si dice, no? Nel maggio del 2004. Occupandoci di dottrina sociale della Chiesa, di particolare facciamo la pubblicazione ogni anno di un rapporto annuale. Scegliamo un argomento che secondo noi è emerso in modo particolare nell'ultimo anno, rappresenta un argomento sensibile, di punta, nevralgico,
e lo analizziamo con una quindicina di articoli, studi, e questo lo facciamo ormai da quasi 20 anni. L'argomento di cui parlerò questa sera l'avevamo affrontato nel nostro rapporto numero 12, che si intitolava, insomma non è morto, così: ambientalismo e globalismo, nuove ideologie politiche. Però questa sera faccio riferimento a questo rapporto, ma faccio riferimento anche al rapporto 14, che si chiamava così: proprietà privata e libertà contro lo sharing globalista, nel quale noi denunciavamo l'attentato globalista al diritto naturale alla proprietà privata. Da ultimo, quest'anno abbiamo pubblicato il rapporto sullo Stato profondo, la politica manovrata dall'ombra, in cui mettiamo in evidenza come i veri soggetti, i veri attori delle politiche globali oggi non siano gli apparati politici formali, quelli riconoscibili frutto di elezioni periodiche, ma siano attori e soggetti nascosti che dall'ombra appunto manovrano i soggetti politici in luce, chiamiamolo così. Ecco, ho fatto questa breve premessa per dirvi che nella conversazione che oggi avrò con voi farò riferimento un po' a quello che l'osservatorio ha fatto emergere in questi suoi ultimi rapporti annuali. Dunque, io penserei di fare così. Prima di tutto presenterei un quadro della situazione in modo tale da condividere, diciamo così, una serie di informazioni su quello che sta accadendo. Poi passerei a presentare la concezione corretta dell'ambiente, perché da quanto sta accadendo farò emergere purtroppo che c'è una visione scorretta, alla quale dobbiamo poi contrapporre la visione, diciamo, della dottrina sociale della Chiesa, la visione della retta ragione e della rivelazione. Poi ci sarà una terza fase nella quale cercherò di andare all'origine delle argomentazioni, delle visioni che hanno condotto a questo ecologismo ideologico. Perché questa è un po' la cosa poi che si rivela decisiva. Cioè, cosa c'è dietro? Che pensiero c'è dietro? Cosa c'è in gioco? C'è solo l'ambiente? C'è solo la transizione ecologica? Ci sono solo, non so, i carburanti fossili o le rinnovabili? O c'è qualcosa di più grosso? Di più grosso. Siccome noi pensiamo che sia qualcosa di più grosso, nella terza fase vorrei mettere in evidenza questo qualcosa di più grosso. Ecco, se siete d'accordo, io quindi partirei con questo programma e vediamo di svolgerlo insomma in tempi ragionevoli. Allora, un breve quadro della situazione. Oggi si fa un gran parlare di un ritorno alla natura, no? Lo fa anche la cultura New Age, per esempio, quando invita ad abbracciare gli alberi per partecipare dell'energia, diciamo così, che essi trasmetterebbero. Oppure lo fa quando ci invita a non tagliare l'erba del giardino, perché sarebbe un'intrusione, diciamo così, dirompente, autocratica dell'uomo rispetto all'autonomia della natura. Però c'è anche di più. Per esempio, sapete che ci sono vari movimenti ecoterroristi,
c'è la Animal Liberation Front, per esempio, la Sea Shepherd, che sperona le baleniere per proteggere le balene dalle baleniere, c'è l'associazione Earth First, prima di tutto la Terra, c'è la Earth Liberation Front, c'è la francese ZAD, Zone à Défendre, zone da difendere. Da difendere da chi? Proteggere da chi? Liberare da chi? È evidente che in tutti questi titoli c'è l'idea di liberare dall'uomo, di difendere dall'uomo, di proteggere dall'uomo. C'è anche il movimento, lo sapete senz'altro, Extinction Rebellion, che già nel titolo dice, propone che la soluzione ultima e vera sarebbe quella della estinzione dell'uomo. Per questo io provocatoriamente ho messo nel titolo "Ci vogliono estinti". Poi sapete che il ritorno alla natura è proposto anche, buongiorno, ecco così abbiamo occupato i posti davanti, che chissà perché rimangono sempre liberi, sono posto anche là, signora. Poi c'è il tema dell'animalismo, che pure è un ritorno alla natura, o vuole essere un ritorno alla natura. Inteso l'animalismo come una riduzione, o meglio, come la negazione della differenza tra animale e uomo. Il fronte animalista va da posizioni estreme, come quella del famoso filosofo australiano Peter Singer, che nel 1975 aveva scritto la sua famosa opera Liberazione animale, e che proprio adesso nel 2023 ha scritto la seconda puntata, Animal Liberation Now, Liberazione animale adesso, in cui riprende il concetto e lo aggiorna, posizione estrema, per andare a posizioni, diciamo così, più tenue, più soft o più dolci, sempre nel 2024 addirittura penso, è uscito il libro della famosa moralista, filosofo moralista della Università di Chicago, Martha Nussbaum, intitolato Giustizia per gli animali. Questa è una posizione più tenue, ma senz'altro inseribile nel quadro generale dell'animalismo. Dicevo, l'animalismo confluisce spesso nell'antispecismo. L'antispecismo è la negazione che esistano più specie nel regno animale e che la specie uomo sia una specie superiore o una specie privilegiata. Nel 2002 è stata pubblicata una famosa opera che si intitolava La fine dell'eccezione umana di Jean-Marie Schaeffer. Questa eccezione umana, secondo l'autore, era costituita appunto dal fatto, dalla presunzione che la specie uomo avesse caratteristiche incommensurabilmente diverse con le altre specie animali, come la filosofia cristiana, classica e cristiana, e la rivelazione affermano, dato che l'uomo è dotato di anima spirituale e solo l'uomo è dotato di anima spirituale.
Il ritorno alla natura è proposto anche dalla odierna cultura woke, di cui ormai sono pieni i giornali, no? La cultura woke, sapete che è nata di recente sostanzialmente come reazione a una certa discriminazione nei confronti dei neri negli Stati Uniti, dopo l'uccisione da parte della polizia di un cittadino di pelle nera. È nato il movimento Black Lives Matter, che appunto diceva I stay woke, devo stare sveglio contro queste discriminazioni. Però poi il movimento woke ha messo in evidenza il suo carattere decostruttivo più in generale, equiparando la situazione, quella situazione di discriminazione, con la discriminazione della donna, per esempio, con la discriminazione degli omosessuali, per esempio, e con la discriminazione degli animali, per cui anche gli animali sarebbero una minoranza, come gli omosessuali, come le donne e come i neri, che nell'attuale società occidentale, chiamiamola così, del maschio bianco, sarebbero discriminate. Ecco, anche questa è una dimensione culturale da tenere presente. Poi c'è l'azione dei grandi soggetti delle politiche globali, no? Quelli che vogliono la transizione ecologica, che vogliono cambiare, sostituire gli idrocarburi con le energie rinnovabili, quelli che, come il... devo aver premuto qualcosa? No. Su un verso l'altro. Quelli che si è scaricata la pila. Quelli con come il World Economic Forum di Davos approfittano, fanno leva su una emergenza ambientale, o meglio, più specificamente, su una emergenza climatica, per produrre un grande reset in campo economico e poi in tanti altri campi della vita sociale e politica. La transizione ecologica alle rinnovabili, abbiamo pubblicato nel nostro sito uno studio del professor Battisti proprio nei giorni scorsi, non è praticabile. Richiede una spesa di 150.000 miliardi di dollari in 10 anni, come hanno stabilito al vertice recente COP28 di Dubai, e richiederebbe la ricostruzione globale dell'intero sistema di rifornimento. Inoltre sappiamo che le rinnovabili non sono per ciò stesso non inquinanti. Quindi c'è questo discorso dei grandi poteri mondiali e del disegno di nuova civiltà o di nuova umanità che essi hanno in mente. Fanno parte di questi obiettivi globalisti tre in particolare, che adesso brevemente elenco. Il primo è appunto la lotta ai cambiamenti climatici a base antropica. Il secondo è la guerra alla proprietà privata, per quello prima citavo il nostro rapporto di 2 anni fa. Il terzo è il famoso progetto delle città in 15 minuti. Sono consapevole di dire cose abbastanza note perché ci sono su tutti i giornali, ma è bene che facciamo un quadro da cui partire insieme, diciamo così, condiviso. Il primo punto è il nuovo climatismo. Ora, il nuovo climatismo è tutto concentrato sull'idea che il riscaldamento globale sia dovuto alle emissioni di CO2 da parte delle attività umane, quindi a base antropica. Non ci sono prove a riguardo,
la comunità scientifica è assolutamente divisa su questo. C'è una pressione politica sugli scienziati perché optino per una certa soluzione, quella gradita al potere. Noi abbiamo pubblicato un articolo di un grande studioso brasiliano su questo rapporto, che demolisce punto per punto l'idea che il riscaldamento globale e in generale i mutamenti climatici siano dovuti all'attività umana. Prima di tutto perché i cambiamenti climatici sono per il 90% ancora sconosciuti nelle loro cause alla scienza stessa. Secondariamente perché il cambiamento di un grado nella corrente oceanica del Niño, diceva questo studioso, produce effetti sul clima infinitamente superiori di tutte le attività umane attualmente in atto sul pianeta. Ecco, quindi l'Unione Europea vuole dimezzare le emissioni di gas entro il 2030 e arrivare alla neutralità climatica entro il 2050. Questo comporta, a parte il fatto che non è raggiungibile l'obiettivo per i motivi che ho appena detto, è chiaro che comporta un grande reset di tantissimi aspetti della vita sociale e politica europea e costi enormi che evidentemente hanno altri obiettivi reali che non questi. La città in 15 minuti è un progetto attualmente in atto in 40 grandi metropoli mondiali, tra cui Milano, per il quale i cittadini dovrebbero trovare nell'arco di uno spostamento di 15 minuti, di un'area quindi ristretta, tutto ciò di cui hanno bisogno senza necessità di spostarsi. Il progetto delle città in 15 minuti vuole, diciamo così, ridurre il traffico aereo anche, vuole contingentare il cambio dei vestiti, vuole disciplinare l'uso del cibo e l'uso dei materiali da costruzione. Quello è il motivo, il criterio, per evitare tutti quegli usi che comportano l'uso di carbonio, le emissioni di carbonio nelle lavorazioni e che quindi hanno, secondo i criteri stabiliti da loro, un impatto negativo sull'ambiente, sul clima. Ecco, quindi l'obiettivo è di obbligare alla inamovibilità, ma anche obbligare a determinati stili di vita dettati dall'alto e monitorati, quindi controllati. Terzo, la guerra alla proprietà privata. Intende fare interventi limitanti la proprietà, l'uso della proprietà, specialmente per, secondo loro, evitare effetti negativi sul clima e sul riscaldamento globale. L'Unione Europea ha già disposto, lo sapete meglio di me, molte cose a proposito dell'auto, no? Della fine della produzione di certi determinati tipi di auto entro la tal data, per l'auto elettrica, ma anche sulla casa sapete anche voi come il mancato adeguamento delle nostre abitazioni ai criteri di risparmio energetico comporta una svalutazione del prezzo della casa. Quindi chi non ha i soldi per migliorare secondo i loro criteri la propria abitazione si impoverisce da questo punto di vista. Avete letto forse recentemente la questione dei mutui, no? Che adesso le banche per chi chiede il mutuo di una casa, per acquistare una casa, ma vuole acquistare una casa che non è in categoria A o simili per quanto riguarda l'ambiente e la tutela contro il risparmio energetico, eccetera, eccetera,
gli viene maggiorato la quota di interessi sul mutuo. Ecco, tutte iniziative che chiaramente minano questo principio della proprietà privata. Abbiamo fatto, ripeto, solo su questo argomento noi un ampio rapporto. Si vuole diminuire l'allevamento dei bovini, ridurre la produzione agricola per diminuire le emissioni di azoto. Abbiamo letto sui giornali in questi giorni come l'Unione Europea ha dato incentivi agli agricoltori dell'Emilia, non so se anche della Romagna, non mi ricordo più, per ridurre, per lasciare incolti determinati terreni. Si vuole far pagare una tassa per compensare l'emissione di CO2, aperta parentesi, curiosa. Quando c'è stato il sinodo, una società svizzera si è offerta di pagare per conto dei vescovi che si muovevano da tutto il mondo per recarsi a Roma per il sinodo questa tassa, perché siccome i vescovi venivano in aereo, siccome l'aereo inquina, siccome l'aereo produce riscaldamento, l'uso dell'aereo produce riscaldamento globale, i vescovi hanno accettato, i soldi non li hanno tirati fuori loro, se li ha messi in questa ditta svizzera, hanno accettato di pagare questa tassa per l'emissione della CO2, ma questa è una tendenza generale che si sta imponendo. Si vuole ridimensionare l'industria delle costruzioni, accettare un notevole aumento del prezzo delle abitazioni a seguito dell'applicazione delle normative verdi. Si vuole non adoperare più il gas naturale nel riscaldamento delle abitazioni, rispettare i limiti di velocità, ecco i 30 km di Bologna, nelle città e così via. Ecco, questo è il quadro. E di fronte a questo quadro non posso esimermi di fare qualche osservazione sull'atteggiamento della Chiesa Cattolica oggi. E durante il sinodo dell'Amazzonia del 2019, se ricordate, erano emerse molte valutazioni teologiche e pastorali che lodavano il rapporto di popoli primitivi con la natura, indicandoli come un esempio per i cristiani di rapporto adeguato, autentico, di simpatia, diciamo così, nei confronti della natura. Mentre si sa che il rapporto pagano e animista nei confronti della natura era fonte orrenda di paura, di violenza, di sottomissione reciproca. L'uso dell'espressione conversione ecologica all'interno della Chiesa desta qualche perplessità. C'è anche una preoccupante tendenza della teologia cattolica a ridurre o a negare il principio della gerarchia dell'essere, parlando di una unica famiglia dei viventi, frutto della creazione di Dio e da Lui tutti ugualmente amati. L'uomo non avrebbe un primato e la vita eterna non sarebbe destinata solo a lui. La teologa americana Elizabeth Johnson sostiene che, cito, tutte le creature formano una sola amata comunità di creazione. Per la Johnson, cito ancora, esiste una sola comunità di vita sulla Terra. In termini scientifici, c'è una sola biosfera. In termini teologici, c'è una sola comunità di creazione. Aver negato questo punto, secondo la teologa americana, aver parlato quindi di un primato dell'uomo, ha generato lo sfruttamento dell'uomo sulla natura. Avrebbe generato lo sfruttamento dell'uomo sulla natura e poi a cascata tutti gli altri sfruttamenti. L'ecologismo sarebbe fonte quindi di giustizia e di pace.
L'enciclica Laudato Si e recentemente la dichiarazione Laudate Deum sulla crisi climatica, beh, di Francesco mi sembra che aprano in modo consistente a un ambientalismo di tipo climatico. Dall'esame di questi dati allora emergono questi punti, secondo me, e così concludo questa prima parte. Primo, per la salvaguardia della natura si finisce per negare la natura dell'uomo, collocandolo dentro un indistinto genere animale. Secondo, con la scusa di presunte emergenze ambientali e climatiche, si mira a contrastare il diritto alla proprietà privata e a impoverire la famiglia. Terzo, la decrescita felice, che in realtà vuol dire impoverimento, viene proposta come soluzione verde, green, indispensabile per la transizione ecologica alle rinnovabili e verso una società in cui, come dice Davos, non possederemo niente e saremo felici. 4. Sempre secondo le necessità imposteci dall'emergenza ambientale, si vuole sorvegliare le persone e le famiglie, costringerle ad abitare nelle città di 15 minuti, controllare i loro consumi, compreso il cibo, finirà che avremo l'obbligo di usare al supermercato la carbon tax, la carbon card, scusate, quella carta per cui acquistando il tal prodotto, il tal altro prodotto, viene segnalato quant'è l'impatto ambientale di quell'acquisto, quindi con forme di controllo anche sul nostro cibo. Quindi rieducazione della popolazione, a cominciare dalle scuole. Quinto, infine, il nuovo culto della madre terra, della intangibilità della natura originaria, no? Come una specie di Eden intangibile, e del rifiuto della civiltà che avrebbe compromesso l'innocenza originaria. Guido Vignelli ha scritto un libro intitolato Dal Dio al Bio, che sottotitolo, come sottotitolo aveva l'ecologismo come religione del nuovo ordine mondiale, che si tratti non solo di politiche, ma di una religione, o meglio, di una irreligione, ma con la forza di una religione, sarà poi quello che dirò in conclusione, perché a me sembra che dietro a tutto questo ci sia di più di tutto questo, diciamo così. Ecco, questo è, se siete d'accordo, se condividiamo, insomma, il quadro della situazione che abbiamo davanti. Vediamo adesso il corretto significato del termine natura, che evidentemente è esattamente l'opposto. Dunque, il termine natura, intanto, vuol dire questo. Ogni cosa è quello che è quella cosa lì, che appartiene a quel tipo di cose lì e che è diversa da quella cosa là. La natura è questo, ciò che fa sì che quella cosa sia quella cosa lì, cioè che abbia quella natura lì, si dice, no? E che è simile o uguale a quell'altra cosa che ha lo stesso tipo di natura. Noi uomini abbiamo la stessa natura, diversa da quella del gatto, uguale tra di noi. Questo è il concetto razionale, non diciamo neanche filosofico, anche se è filosofico evidentemente, ma del corretto uso della ragione, no?
del buon senso, accettato poi dalla rivelazione, naturalmente, come vedremo. Ecco, quindi se le cose non avessero una natura, loro, se non fossero qualcosa, sarebbero o tutte uguali o tutte diverse. Ma allora non si potrebbe neanche confrontarle tra di loro. Solo se le cose hanno una natura, posso dire, questa cosa si colloca a un livello più elevato di quest'altra cosa. L'uomo si colloca a un livello più elevato del gatto, perché ha una natura diversa dal gatto. Se invece non c'è più un ordine naturale, evidentemente le cose sono tutte uguali e tutte diverse, tutte intercambiabili, tutte accostabili, se volete sommabili, una più una, ma non inquadrabili in un ordine. Questo è il concetto di natura. La natura poi comporta che in base alla natura che una cosa ha, anche agisca in base a quella natura, cioè che viva in base a quello che è. Insomma, a me sembra talmente una cosa ovvia, elementarissima, che qualcosa sia qualcosa e che agisca in base a quel qualcosa che è, e mi sembra impossibile che venga contestato questo punto. Tant'è vero che si dice, no, appartiene alla natura del gatto inseguire il topo. Cosa vuol dire? Vuol dire che il gatto è qualcosa di specifico, che appartiene alla specie gatto, a cui appartiene questo gatto e anche quest'altro gatto, che però è diversa dalla specie topo. E la natura del gatto lo porta a vivere da gatto, cioè a vivere da gatto, per cui lui insegue il topo. Lo stesso si dica per l'uomo, non si dice appartiene alla natura dell'uomo vivere in società, per esempio, no? Oppure si dice l'uomo animale sociale, no? Oppure si dice appartiene alla natura dell'uomo cercare la verità, per esempio. Il gatto non appartiene alla natura del gatto cercare la verità, alla natura dell'uomo sì. Ecco che si mette in evidenza come, data una certa natura, che semplicemente è dato il fatto che quella cosa lì è quella cosa lì, niente di più. Ne consegue poi un modo di agire, un modo di vivere. Per cui non tutti i modi di vivere al mondo sono uguali e dello stesso significato e dello stesso valore. La gallina ha una natura inferiore all'uomo. L'uomo la può, diciamo così, allevare, la può uccidere e la può e se ne può cibare. L'uomo può governare la natura perché ha una natura superiore e diversa a tutte le altre cose. L'uomo ha un dominio sulla creatura. Ah, certo, l'uomo non può infliggere agli animali orrende violenze gratuite, però ha il dovere di governare gli animali. E cosa vuol dire governare gli animali? Ci è stato detto anche nel nostro ultimo convegno su San Tommaso, lo dico perché ho degli amici che avevano partecipato, no? In dialetto veneto, i contadini di un tempo dicevano guernar le bestie in campagna. Capite? Vuol dire governare le bestie. Andare nella stalla, prendere lo strame, pulire, andare nel pollaio, eccetera, eccetera, portare il mangime, pulire. Governare le bestie. Cosa vuol dire governare? Governare, questo vale per tutte le forme di governo, eh?
ma addirittura anche per il governo di Dio sul cosmo, sul creato. Vuol dire orientare e guidare le cose verso il loro fine. Allora, l'uomo che governa le bestie deve governarle, il che vuol dire rispettare quell'ordine che c'è tra lui e loro, per cui loro sono a servizio di lui. Ma governare vuol dire anche non infliggere sofferenze inutili agli animali. Quindi dal termine natura cosa emerge allora, dopo queste osservazioni? Emerge che, se intesa in questo modo, il termine natura ci rivela l'esistenza di un mondo ordinato e finalistico. Per cui ogni cosa è quella cosa lì, da quella cosa lì nasce il suo modo di vivere, il suo modo di agire, che deve essere orientato alla realizzazione, ecco il fine, della sua natura. Il fine dell'uomo è essere uomo, il fine del gatto è essere gatto. C'è una grande differenza tra il fine del gatto e il fine dell'uomo, perché il raggiungimento del fine per il gatto è garantito dagli stessi meccanismi naturali, per l'uomo non c'è garanzia, perché l'uomo è libero. E allora il raggiungimento del suo fine diventa una questione morale. Negli animali moralità non ce n'è, nell'uomo sì. Questa distinzione è fondamentale, però ambedue le cose, no, la natura dell'animale, la natura dell'uomo, fanno capo a un mondo di nature. La natura è un mondo di nature, la natura del cane, del gatto, del topo, dell'uomo, finalisticamente orientate. E questo vale anche per la società degli uomini, non solo per la natura, i fiumi, i pesci, gli animali, eccetera, eccetera. Anche per la società degli uomini, anche il governo della società degli uomini deve mirare a condurre gli uomini al raggiungimento del proprio fine. Questo è il compito, dovrebbe essere il compito dell'autorità politica, no? Secondo la dottrina sociale della Chiesa. Allora, vivere secondo natura o tornare alla natura non vuol dire abbracciare gli alberi, non vuol dire lasciare libero sfogo agli istinti materiali, compresi quelli che erano detti contro natura, perché è chiaro che ci sono degli istinti contro natura. Se c'è una natura e se l'uomo deve comportarsi in base alla sua natura e in base ai fini determinati dalla sua natura, significa che egli può anche non farlo e quindi comportarsi in modo innaturale. Parlando dell'omosessualità in una conferenza, una volta mi ha detto una signora del pubblico: ma anche quella è natura. Ecco, lei, quella signora, aveva l'idea di natura come qualsiasi istinto naturale, qualsiasi spinta, chiamo così, fisico-materiale, non so come spiegarmi. In realtà, attenzione, quando nella filosofia cattolica, cristiana e anche del buon senso, si usa il termine inclinazione naturale, il termine inclinazione naturale, no, per esempio dicevo prima, l'inclinazione naturale alla vita sociale, oppure l'inclinazione naturale al coniugio tra uomo e donna, no? Quando si dice così inclinazione naturale, si intende una inclinazione conforme alla natura umana, non qualsiasi spinta o qualsiasi pulsione. Ecco, allora tornare alla natura vuol dire tutto questo, vuol dire quindi rispetto di un ordine che ha già in sé le sue finalità.
così considerate le cose, allora capiamo che c'è una gerarchia dell'essere. C'è una gerarchia dell'essere. La cura dell'ambiente deve rispettare questa gerarchia finalistica dell'essere. L'uomo ne è il vertice responsabile. Altro che estinzione umana. Animali e persone non hanno lo stesso valore dell'uomo. E non esiste un'unica famiglia degli esseri viventi. La gestione delle risorse avviene tenendo conto, prima di tutto, delle persone, delle famiglie e delle comunità organiche della società. L'uomo, diceva la Centesimus Annus di Giovanni Paolo II, è la principale risorsa. È la principale risorsa. E la decrescita viene condannata dalla Caritas in Veritate di Benedetto XVI, perché è espressione della mancanza di fiducia nell'uomo e quindi in Dio. Insomma, non è l'uomo a servizio dell'ambiente, è l'ambiente a servizio dell'uomo. Ecco, se noi vediamo adesso, diamo uno sguardo velocissimo, non lo facciamo, accenno solo alla rivelazione, beh, il libro del Genesi dice questo sostanzialmente, no? Dice che da quando, mi viene in mente qui un passo famoso della fine dell'epoca moderna di Romano Guardini, da quando il cristianesimo ha posto un principio fuori dal mondo e ha detto che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di quel principio fuori dal mondo, l'uomo ha cessato di essere cosa tra le cose e anche lui ha assunto una certa trascendenza sulle cose, sull'ambiente, sul mondo, sugli animali, sulle risorse, eccetera, eccetera. Ecco, quindi da qui l'invito divino a sottomettere le cose del mondo e moltiplicarsi, altro che extinction rebellion, e moltiplicarsi. Quindi, per esempio, richiedere la denatalità, fare politiche per la denatalità, anche forzate, aborto, sterilizzazione, forzate di massa, eccetera, eccetera, è chiaro che non è un umanesimo. Su una rivista avevo intercettato un articolo, la rivista Il Mulino, insomma, sappiamo benissimo qual è l'orientamento del Mulino, avevo intercettato un articolo intitolato Ambientalismo Nuovo Umanesimo. No, questo ambientalismo ideologico non è un umanesimo. Dirò alla fine che però anche questo giudizio poi dovrà essere completato con un altro che vi dirò dopo. Se avete ancora 10 minuti, io passerei al terzo momento, e cioè andiamo a vedere cosa c'è dietro, cosa c'è alla base di questo pensiero ecologista del ritorno alla natura di cui abbiamo fatto il quadro all'inizio. Possiamo orientarci in questa ricerca con una constatazione semplicistica. Mi sembra che sia veramente davanti agli occhi di tutti. Le stesse forze, gli stessi attori, gli stessi soggetti, diciamo gli stessi centri di potere, culturali, economici, politici, che promuovono questo grande reset a sfondo ambientalista che abbiamo descritto, sono contemporaneamente anche impegnate sul fronte della biopolitica, della bioingegneria, e non solo si limitano a voler eliminare gli allevamenti dei bovini, ma producono anche la carne sintetica. Allora, attenzione, il ritorno alla natura da un lato,
e l'ingresso nell'artificio dall'altro, e queste due linee vanno di pari passo e sono in due facce della stessa medaglia dell'ambientalismo ideologico di oggi. L'aborto, il suicidio assistito, la procreazione in laboratorio, l'utero in affitto, le coppie omosessuali, la fine della famiglia naturale, la programmazione del DNA dei nuovi nati, sono obiettivi promossi dalle stesse forze che propongono il ritorno alla natura. Ma sono tutte azioni innaturali e di negazione di presupposti naturali. Sono, diciamo così, la scelta dell'artificio, della innaturalità in quanto tale. Quindi sono linee che producono il cosiddetto transumanesimo o postumanesimo. Il transumanesimo, o lo chiamano anche rafforzamento dell'umano, perché l'umano sarebbe troppo poco, troppo debole, fin dei conti le nostre capacità sarebbero inadeguate secondo questa visione, è in realtà la creazione di un nuovo Adamo. Diciamo che è una nuova creazione, vuole essere una nuova creazione. Un misto di animale, uomo, macchina, mediante l'incrocio delle nuove tecnologie in grado di riprodurre i tessuti, si parla anche di immortalità da parte di qualcuno, dell'elettronica applicata al cervello umano, della connessione continua e integrata con la rete, con dei chip nel cervello, noi potremmo fare tutt'uno con la rete e con poi l'intelligenza artificiale. Le stesse spinte che riconducono l'uomo alla natura, ad abbracciare gli alberi e a lasciare crescere l'erba del giardino, così facendo, denaturalizzandolo, nel senso di negare la sua natura di essere l'artice del creato. Ecco, quindi le stesse spinte che conducono l'uomo alla natura, denaturalizzandolo, no? Sono anche quelle che lo stanno conducendo in un piano di pura virtualità, di pura artificialità. Elon Musk ha detto che con un chip nel nostro cervello le cose potrebbero andare assolutamente meglio. E voi certamente vi ricorderete quando, durante il famoso biennio, avevano proposto di metterci un chip per sottopelle. Così, se uno che non sia sottoposto al trattamento, non uso le parole specifiche altrimenti ci escludono poi da YouTube, si sapeva che era entrato in un luogo in cui non poteva entrare. Il controllo. Attenzione che quel biennio è stata una prova generale per molte cose. Anche se ci sono apparse queste cose ancora di piccola entità, però erano l'inizio di qualcosa che sarebbe progressivamente aumentato. Quindi si vede benissimo che sia nel primo percorso, ritornare alla natura, sia nel secondo, la virtualità, l'artificialità, la costruzione dell'umano da parte dell'uomo, si mira in ambedue i casi a un superamento dell'uomo, a un post-umanesimo.
o a un transumanesimo, come si dice. L'antispecismo, di cui abbiamo prima parlato, rientra in questo quadro. Da un lato si dice la specie umana non è diversa da quella degli altri animali, e sì, nega la natura umana. Dall'altra si dice la specie umana ha scarsissime capacità, bisogna potenziarle, e anche in questo caso si nega la natura umana. Credo che con queste osservazioni possiamo comprendere e toccare con mano che c'è un progetto globale dietro questo discorso qua. Ecco, non semplicemente limitato ad alcuni fattori che apprendiamo dai giornali. La seconda osservazione che faccio, sto concludendo, portate pazienza, è questa. Il tutto rientra quindi in un grande reset, il cui scopo ultimo è eliminare l'uomo. Gli attacchi alla proprietà privata, per esempio, di cui ho accennato prima, minano la famiglia. Il controllo sociale, a proposito di attacchi alla proprietà privata, oggi per dei giovani acquistare una casa è impossibile. Il numero dei giovani sotto i 30 anni che possiedono un'auto si è ridotta enormemente. È chiaro che tutto questo discorso ha anche uno scopo di bloccare, limitare la famiglia. Oggi per impedire l'inquinamento ambientale si dice che non si può avere più di due figli. Oltre i due figli si farebbe un peccato, diciamo così, contro il nuovo Dio ambiente. Quindi l'attacco alla proprietà, poi l'imposizione dei comportamenti collettivi che riduce la libertà delle persone, la natalità sconsigliata o impedita, resa inopportuna, resa difficoltosa. L'avvaloramento di tutte le forme di sessualità che non implicano procreazione. E non solo attraverso gli anticoncezionali per le relazioni eterosessuali, ma anche attraverso l'esaltazione dell'omosessualità, dell'omosessualismo, del transessualismo. Quindi è chiaro che tutto questo trova espressione in quel titolo di quel movimento, Extinction Rebellion, cioè una ribellione globale, generalizzata, per l'estinzione dell'uomo. L'aborto legalizzato, l'eutanasia, come abbiamo già detto, l'eugenetica. Se l'umanità, se l'uomo è il cancro del pianeta, allora l'aborto è un bene indiscutibile, come anche l'eugenetica, e cioè l'intervento sulla vita umana per migliorare la qualità di vita della specie umana. Voi sapete meglio di me che l'aborto selettivo eugenetico è una forma appunto eugenetica, nel senso che dagli esami risulta che il feto ha o si presume che abbia questa malattia, subito i medici conducono all'aborto, e questo è un aborto selettivo di tipo eugenetico. La selezione degli embrioni è un'altra forma di eugenetica, no? Ecco, quindi il potenziamento dell'umano nel transumano richiede anche queste forme di selezione forzata. Addirittura nel biennio famoso, forse vi ricordate, qualcuno ha posto la relazione tra l'obbligo vaccinale, l'obbligo,
come preventivo si presuppone che i cittadini sono malati. Il potere ha detto i cittadini sono tutti malati. E quindi occorre una terapia preventiva. Ma quale sarà in futuro la terapia preventiva più efficace di tutte? Quella di agire sul DNA e di farli già nascere immuni dalle malattie. Quindi, se il concetto che i cittadini sono per statuto, per definizione, malati, che sono malati permanenti, che occorrono strategie preventive, e queste strategie preventive arriveranno all'esito conveniente quando produrranno una nuova umanità, quando non sarà più necessario fare l'inoculo. Perché? Perché l'intervento, diciamo, artificiale è già stato fatto prima. Ecco, del resto, non so, Riccardo Cascioli, che scrive qui sul nostro rapporto, ha mostrato che i movimenti ecologisti moderni nascono dalle società eugenetiche nate in Inghilterra alla fine del Settecento e ai primi dell'Ottocento. Quindi questo nesso è interessante e bisogna tenerlo presente. Non parlo di un altro punto per motivi di tempo e accenno due parole proprio. Dunque, io sono stato molto impressionato da quanto è successo dal recente summit del World Economic Forum di Davos, quando uno sciamano o una sciamana, adesso non so se si possa dire femminile, che era una donna, però non so se si possa dire sciamana, uno sciamano donna ha fatto recitare una specie di preghiera ai relatori di uno dei vari summit, poi ha soffiato sulle loro teste e ha detto che quando i loro cuori e i loro pensieri fossero stati una sola cosa, allora la madre terra sarà entrata in tutti loro. Madre terra con la M e la T maiuscola. Allora, questo paganesimo, però postmoderno, cioè non il paganesimo dei primitivi, il paganesimo della società ipertecnologicizzata, della società virtuale praticamente, no? Dice una cosa, secondo me, emblematicamente, che dietro questo processo ci sono forze non solo umane, e che c'è un tentativo gnostico di negare il creato e di negare il creatore. Per quello dicevo prima che non è sufficiente dire che il nuovo ecologismo non è un umanesimo, bisogna mettere in evidenza il suo carattere militantemente ateo, diciamo così. Ho finito, grazie mille. Allora, abbiamo ancora un pochino di tempo prima che la nebbia cali, quindi il professore è disponibile eventualmente se ci sono delle domande. Vi ricordo anche che ci sono alcuni libri del professore che è possibile acquistare, i rapporti dell'Osservatorio Mantuan, e poi si svolgeranno altre due lezioni che fanno parte di questo modulo di scuola di dottrina sociale in febbraio e in marzo, e, che diciamo approfondiranno poi quello che oggi ha introdotto il professore. Quindi se volete, appunto, dopo metto anche i volantini in cui c'è il calendario. L'ultimissima cosa che volevo dire era questa, che c'entra relativamente direttamente con questa conferenza, che
nella ex parrocchia di Don Paolo è stato fatto qualche mese fa una cosa che non so se la città ha recepito, cioè c'è una culla per la vita, come la ruota medievale, cioè quando una donna partoriva e non voleva tenere il bambino, lo lasciava. Ecco, a Ravenna è successa questa cosa miracolosa, in un discreto silenzio generale. Quindi io adesso ho pensato che mi pare una cosa così importante di dirlo in tutte le occasioni, perché chissà mai in qualche parte della regione d'Italia che sa, qualche donna sa che c'è questo piccolo nido che accoglie il suo bambino, e quindi culla per la vita, dove è la parrocchia del Torrione Nuovo a Ravenna. E quindi questo lo volevo dire perché mi sembra che sia di fronte a questo quadro agghiacciante proprio una piccola luce molto importante. Quindi chi vuole fare domande può prendere il microfono. Dato che siamo in fase informativa, scusi un attimo, solo un minuto, volevo dire che io quando faccio questi incontri preparo sempre un testo scritto per me, poi lo diffondo magari anche in altri modi, insomma, cioè approfitto per fare le parole sempre qui, poi per trasmettere questa cosa qua anche altrove, insomma, così, no? Se qualcuno di voi desidera ricevere il testo scritto, può lasciare giù un nome e mail ad Annalitta e gli verrà inviato. Se siete così gentili di entrare poi nel nostro sito, nel nostro osservatorio, e di iscrivervi alle newsletter, vi ringrazio. Sapete perché? Perché in queste occasioni ci si vede, poi però ci si perde spesso. Molti di voi io magari non li vedrò più, non ci voglio a vedere ogni giorno, teniamoci. Però se voi entrate nel sito, vi iscrivete alla newsletter, alla quale potete sempre cancellarvi quando volete, poi naturalmente rimane un filo di collegamento, ecco, anche per il futuro dopo questo incontro. Perfetto, una raccomandazione, una domanda breve, perché di solito c'è la tentazione di fare un'altra conferenza, non è il caso, ecco, quindi una domanda sola e breve. Facciamo muovere il microfono. Buonasera, buonasera. Sì, quando lei ha citato la sciamana al World Economic Forum di Davos, chiedevo la madre terra della sciamana, è la stessa madre terra Pachamama che è stata intronizzata in Vaticano il 4 ottobre o è diversa? Il principio è lo stesso. Il principio è appunto la riproposizione dell'animismo dei popoli primitivi, oggi rivisitato in chiave New Age e con maggiori sofisticatezze, però è una visione panteistica, materialistica, o quantomeno per l'animismo di allora pre-razionale, adesso è post-razionale e quindi è anche dichiaratamente materialistica, di una unica entità che godrebbe di vita propria e di cui farebbero parte, sarebbero espressione tutte le realtà viventi in un'unica, a formare una unica realtà compenetrata, simpatica, nel senso di un pathos vissuto in comune e che diventa la nuova, il nuovo Dio, diciamo così, ma il Dio immanente con la negazione completa della trascendenza. Ecco, quindi sono tutte espressioni dello stesso principio che è il principio appunto dell'animismo e del paganesimo primitivo. Però tendo sempre a dire, l'ho detto prima ma lo ripeto, c'è differenza tra il paganesimo di oggi, rivisto, ripreso e rilanciato oggi, e il paganesimo delle origini, perché il paganesimo delle origini era pre-cristiano. Questo paganesimo è post-cristiano. Il paganesimo delle origini
diciamo così, poteva essere aperto al messaggio cristiano. Questo paganesimo è invece post-cristiano e nasce come reazione, come chiusura, come negazione, diciamo così, del cristianesimo stesso. Per cui, a mio modesto parere, è un paganesimo molto più pericoloso e, secondo me, a servizio di dei potenti del momento che vogliono una nuova e unica religione mondiale senza dogmi, che ammetta sostanzialmente tutte le posizioni, ma anche tutti gli istinti, tutti i modi di essere, e che non interferisca su quella unità universale tra gli uomini, su quel globalismo, come più correttamente si dice, che è l'obiettivo delle forze emergenti. Però il globalismo, attenzione, cancella le identità, cancella le nazioni, cancella le appartenenze, cancella le famiglie. Quindi sarà un appiattimento globale. Saremmo tutti dei numeri posti sullo stesso piano. Però qui ecco che interviene l'altro aspetto del controllo, quello della società della sorveglianza, e come diciamo noi nell'ultimo rapporto, quella posizione oggi micidiale del potere che vuole sottometterti con il tuo consenso e vuole che tu, sottomesso, sia felice di esserlo, anzi, che tu chieda di esserlo. E allora ti dice che devi sottometterti perché? Perché c'è questa emergenza. E che c'è, perché c'è quest'altra emergenza. E il chip sottocutaneo devi metterlo. Perché? Perché? Perché è il bene dell'umanità. Partecipi al bene dell'umanità, è un tuo dovere civico. No? Ecco, allora capite che tutte queste cose si legano, insomma, si legano in un quadro. E si spiega perché una manifestazione, chiamiamola religiosa, come quella lì dello sciamano, sia avvenuta nel tempio della nuova tecnologia, della innovazione, cioè quel luogo, il forum di Davos, sapete che è una potenza, perché aderiscono al forum di Davos tutte le maggiori, le grandi multinazionali, non solo, ma la cosiddetta community di Davos, fatta da tutti i grandi personaggi che adesso occupano posti di rilievo in tutti i campi e che si sono formati a Davos, sono usciti dalla scuola di Davos e costituiscono tra loro una rete potentissima, pur essendo Davos una ONG, cioè una realtà, diciamo, del privato sociale, che però svolge un ruolo politico globale. Ne parliamo noi dettagliatamente nel nostro rapporto sul Deep State planetario, la politica manovrata dall'ombra. Quindi, ecco, se noi ci limitiamo al discorso, diciamo, ecologista, ambientalista in senso stretto, sbagliamo, perché non riusciamo a cogliere questa connessione più ampia di problemi. Qualche altra domanda? Sì. Hai due domande. La prima è in merito all'aspetto scientifico, cioè se esistono degli ambiti, le università o le istituzioni scientifiche, in cui si riesce ad esprimere un dibattito libero, cioè puntato proprio sullo studio, la ricerca e l'approfondimento senza pregiudizio, e se c'è documentazione di un dibattito che mi sembra decisivo, insomma, in questo momento, e come fare in maniera anche elementare ad accedere alle fonti di questo dibattito scientifico. La seconda è se mi poteva aiutare a capire un fenomeno
contemporaneo, che è la stigmatizzazione del potere, soprattutto mirato al giudizio sulle ideologie dell'Ottocento e del Novecento, che hanno provocato degli esperimenti sociali che poi mi sembrano, diciamo, ricorrenti anche oggi. Come mai noi riusciamo a convivere in un giudizio così lucido e così accentuato rispetto alle ideologie del potere degli ultimi due secoli, e stiamo elaborando qualcosa che è con una similitudine totale, e che differenze c'è tra questi due fenomeni? Grazie. Circa la prima domanda, da un lato rimando ai nostri rapporti che hanno trattato di queste cose, ci sono note, più pagine, anche rassegne bibliografiche degli autori che vi hanno partecipato. Poi rimando alla rivista XXI secolo, che mi sembra l'unica rivista o una delle poche riviste che pubblica lavori scientifici, chiamiamoli alternativi, perché anche nel campo della ricerca scientifica sappiamo benissimo quanto ci sia di condizionamento da parte dei poteri di questo mondo. Basti pensare solo questo: nel nostro rapporto sul Deep State noi parliamo anche delle università americane. Le università americane, che sostanzialmente vengono finanziate tutte da fondi privati, in molti campi dettano la linea della ricerca, che diventa obbligatoria per gli scienziati se non vogliono essere scommessi dalla comunità scientifica. Ecco, quindi qualcosa c'è, ma lei capisce che il quadro è piuttosto compromesso. La rivista XXI secolo. Poi, siccome Riccardo Cascioli, direttore della Nuova Bussola Quotidiana, ha scritto diverse opere, libri su questo argomento, sul tema ambientale, rimando anche alle sue cose. Non ho conoscenza diretta e specifica, quindi non riesco a rispondere esaurientemente alla sua domanda, perché non sono entrato in contatto con centri di ricerca che possano essere ascrivibili a questa esigenza che è emersa oggi. Dunque, circa la seconda domanda interessante, parlando del terzo momento della mia relazione, a un certo punto vi ho detto: salto una questione perché non c'era tempo, non c'è tempo. Qual era questa questione? La questione era molto più grande, ancora più grande, cioè io ho scritto un libro intitolato, che ha questo nome, Ateismo Cattolico, punto di domanda, nel nostro sito c'è. Allora, io la penso così su questo punto, cioè il pensiero moderno, le categorie del pensiero moderno, il modo di pensare impostato nella modernità, diciamo, per capirci, da Cartesio in poi le questioni sarebbero analiticamente più complesse, è tale per cui nasce su un rifiuto della realtà che vuole sostituire dal proprio pensiero. Comincia così un lungo processo di negazione della realtà e di identificazione della verità non con le cose reali, ma con il pensiero dell'uomo. Nasce il costruttivismo. La realtà non è così perché è così e noi quindi la vediamo così. La realtà è così perché noi la vediamo così, perché noi la costruiamo così. Allora, a questo punto, questo modo di fare, credo siate d'accordo,
è un modo di fare totalitario. È un modo di pensare totalitario. Cioè l'uomo impone alla realtà le proprie idee. Anche con la forza, evidentemente. Oltre che con gli argomenti. Perché gli argomenti non ce ne sono alla fine. Allora, se noi vediamo così tutto lo sviluppo del pensiero moderno, capiamo che quella artificialità di cui abbiamo parlato oggi, come negazione della natura umana, no? È un portato necessario di un pensiero che non vuole adeguarsi alla realtà, ma vuole costruirla, vuole ricostruirla. E allora il postumanesimo è comprensibile secondo questo filone. L'uomo non ha una natura che io devo rispettare. Cos'è l'uomo? Lo stabilisce l'uomo. Diceva un teologo moralista cattolico, Enrico Chiavacci, uno dei precursori delle tendenze contemporanee, purtroppo negative, della teologia morale, che l'uomo ha la natura di non avere natura. Ma se l'uomo ha la natura di non avere natura, chi stabilisce cos'è l'uomo? Chi ha il potere di farlo? Il potere di farlo ce l'ha il Forum di Davos, o ce l'ha, che ne so, la Fondazione Clinton, o Rockefeller, eccetera, eccetera. Visto in questo senso, i totalitarismi del Novecento sono una fase. Ma sono una fase di un unico processo che dopo quei totalitarismi trova nuove modalità di essere totalitario. E trova modalità di essere totalitario in modo, dicevo prima, più subito, più insinuante, apparentemente amichevole dell'uomo, perché introduce un totalitarismo consenziente, dicevo prima, consenziente. E se voi leggete il libro di Benson, Il padrone del mondo, il protagonista, che alla fine prenderà in mano l'intero pianeta sotto il suo potere, non è un rozzo e violento dittatore alla Stalin. Lui predica la pace, predica l'accoglienza, predica il rispetto di tutti, predica la tolleranza. Questo è il nuovo, lo stesso dice Solovyev nei dialoghi sull'anticristo. Questo è il nuovo totalitarismo. Per cui possiamo dire, quello era un totalitarismo, come dire, duro, in cui c'erano ancora le cosiddette grandi narrazioni, le grandi ideologie, le grandi promesse palingenetiche, il sole dell'avvenire, no? Eccetera, eccetera, il paradiso in terra. Adesso, come dice Lyotard, quelle grandi narrazioni sono finite e quindi il totalitarismo assume una forma diversa. E astutamente, sapientemente dal suo punto di vista, le critica, le condanna e celebra la festa del 27 gennaio, che è impossibile non celebrare. Però la linea è uguale, la linea è quella. Giorgio? Per conoscere i fini propri dell'uomo, la persona deve avere delle caratteristiche particolari? No. È questo che ci hanno anche, purtroppo ci hanno inchinato. C'è un modo di conoscere e di pensare connaturato con la ragione umana, conforme alla ragione umana. Possiamo dire spontaneo, che è quello del bambino anche.
Il bambino non è cartesiano, non è kantiano, non è neanche hegeliano o marxista. Il bambino è realista. Il bambino è aristotelico o è tomista. Poi anche il grande professore universitario può essere tomista. Ma il grande professore universitario non dirà mai niente nella sua grande filosofia di contrario a quello che dice un bambino. Allora vuol dire che c'è una modalità di conoscere e di pensare che corrisponde a delle inclinazioni umane dell'uomo in quanto tale, che derivano dalla natura. San Tommaso diceva che si conosce, per esempio, i principi della legge morale naturale per connaturalità. Cosa vuol dire per connaturalità? Possiamo dire anche spontaneamente, va bene? Sostituiamolo con spontaneamente. Il bambino capisce subito che uccidere, far del male, rubare è sbagliato, glielo spieghi, lo capisce subito. Per connaturalità. Ma è chiaro che se io nego la natura, nego anche che qualcosa a me possa essere conosciuto o fatto per connaturalità. Per cui tutta la filosofia moderna nega questo realismo connaturale e costruisce un artificio. Tutta la filosofia moderna è una grande costruzione ideologica. E poi non possiamo stupirci che adesso sull'ambiente scoppia l'ideologia ambientalista. Purtroppo le cose vengono da lontano. Perché dico purtroppo? Perché più vengono da lontano, più sono difficili da correggere. Non so se ho spiegato. Posso? Sì. Grazie. Poi devo tornare a casa, perché se mi, becca la nebbia per strada sono finito. Prego. L'intelligenza artificiale sembrerebbe esigere di abbandonare l'interesse e l'attenzione per i fini di ordine naturale, rifiuta la metafisica, per consentire l'artificio, di cui si diceva, sganciato quindi da una natura finalistica da rispettare, per operare ogni manipolazione, no, tecnologicamente possibile, eccetera, eccetera, l'ibridazione dell'uomo con la macchina e così via. La domanda è questa. Come si fa, come dicono alcuni di coloro che stanno continuamente parlando dell'intelligenza artificiale, a pensare di governare un processo così innaturale, iniettando un po' di etica in un algoritmo? È vero. La sfida è talmente forte, talmente dirompente, che in mancanza di un retroterra acquisito, maturato, sedimentato nelle menti, frutto di educazione, eccetera, eccetera, saremo travolti. Io saremo completamente travolti. Mi dispiace che per quel povero frate che hanno messo a capo in Italia nel comitato che non so cosa possa dire, penso che si limiterà a dire una cosa che secondo me è inadeguata. Si tratta di uno strumento. Come tutti gli strumenti possono essere usati bene se usati male. L'ha già detto? Sì. Ecco, secondo me è un po' poco. Perché quello è uno strumento che ha dietro un progetto, un piano. Non è solo un mezzo. Perché il grosso problema della tecnica oggi è che non è solo tecnica. Questo lo diceva anche Heidegger, che, di cui io non condivido niente, ma qualche frase anche loro, poverini, ne dicono giusto. Che nella tecnica, dice, non c'è niente di tecnico. Dietro l'intelligenza artificiale c'è un progetto molto più grosso, molto più consistente. Ed è chiaro che rientra in questo progetto dell'estromissione dell'uomo dalla realtà. Però l'argomento è molto difficile, ripeto, non ci entro agevolmente perché non l'ho approfondito, ma così come impressione, così, tra di noi in questo momento, non vedo prospettive molto positive. Ultima domanda. Allora,
è un quadro che in buona parte conoscevo, la ringrazio, ci sono stati tanti spunti interessanti nel suo intervento, ci ha messo davanti una serie di Moloch che rispetto a noi sono colossali, oserei dire inaffrontabili, Fondazione Rockefeller, Davos, eccetera. Però mi chiedo, come possiamo a livello... Allora, lei fa una bellissima e importante battaglia culturale su questo, ma non basta secondo me, dobbiamo arrivare a una battaglia concreta contro questi Moloch di cui ho parlato. Come possiamo tradurre questa battaglia culturale in azione? Infatti mi chiedevo tra me e me, ma come mai non è ancora uscita la domanda sul che fare? Qua c'è qualcosa, io sono un pratico. C'è qualcosa che non va oggi. È arrivata, l'ultima mi è arrivata. Allora, guarda, io e anche l'osservatorio portiamo avanti questa linea. Secondo noi la situazione richiede di uscire dal sistema, perché il sistema è compenetrato, strettamente compaginato, obbligante, coerente, controlla, punisce, e si corrono rischi sempre di più. Quindi bisogna uscire dal sistema e bisogna dar vita a qualcosa di nuovo che noi chiamiamo delle briciole, degli ambiti di società cristiana, cioè realtà indipendenti, animate profondamente da una fede capace però di diventare cultura, di diventare società, di diventare relazione, di diventare economia, eccetera, eccetera, e però fuori, in attesa del momento in cui queste realtà fuori troveranno magari il modo di collegarsi in qualche modo tra loro. Ma credo che bisogna dare vita a cose fuori dal sistema. Quindi per ora tanti sassolini sparsi, insomma, per capirci. Noi